Ciao, buongiorno, sono Lidia Bimbola. Benvenuto, benvenuti al mio blog. Oggi io parlerò sempre su programma di gang stalking e sistema razzismo. E io parlo e paragono di queste due cose di gang stalking programma di gang stalking, anche sistema di razzismo. E prima da cominciare, voglio fare, andiamo un pochino su libri, Bibbia, per riflettere sul comandamento di Dio riguardo questa attacco tecnica contro razza umana. Andiamo su il libro di Apocalisse 13. Io leggo, poi vedi un'altra bestia che si lieva della terra. Aveva due corno come un agnello e parlava come un drago. Esercita tutta l'autorità della prima bestia in sua presenza, cioè fa adorare la terra e i suoi abitanti alla prima bestia, la cui ferita mortale fu guarita. Esprime grandi segni, persino facendo scendere il fuoco dal cielo in terra di fronte alla gente. È dal segno che è permesso a lavorare alla presenza della bestia, che inganna coloro che abitano sulla terra, dicendo loro di fare un'immagine per la bestia ferita dalla spada e ancora vissuta, e fu concesso di dare respiro all'immagine della bestia, in modo che l'immagine della bestia potesse persino parlare e potevi causare a coloro che non adoravano l'immagine della bestia di essere uccisi. Fa anche sì che tutti, sia piccoli, sia grandi, sia ricchi che poveri, sia liberi che schiavi, siano segnati sulla mano destra e sulla fronte, così che nessuno possa comprare e vendere se non ha il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Questa richiede saggezza. Chi ha comprensione capisca il numero della bestia, perché è il numero di un uomo, è il numero 666. Allora, per cominciare, questo è il numero della bestia, che significa numero di anticristo. Quelli che hanno già visitato la mia blog diverse volte e che non parla bene lingua inglese, per quella sto facendo anche quella, anche in lingua italiana, anche magari altre lingue, però non posso fare in troppo lingue perché io in questo momento ho troppe cose da fare che non riesco a fare tutta questa traduzione, però posso fare una o due lingue, massimo tre. E non di più perché non ho quella tempo per fare edit di tutti questi video. Allora, tornando in quella che abbiamo letto adesso sulla macchia del numero della bestia, anche che praticamente motivi che fanno tutti questo attacco tecnico contro razza umana è per adorare l'immagine della bestia. L'immagine della bestia è bestia e significa è proprio di anticristo. E chi adorare quella bestia avrà il lavoro, avrà vita facile, vita serena e senza nessuno tipo di serena no, senza nessuno tipo di combattimento, di gang stalking o di nessuna persecuzione da nessuna parte. Però persone che
che rifiutare di adorare questa immagine della bestia. Avrai problemi, ovviamente, di diversi situazioni, perché qui la Bibbia dice chiaramente che così che nessuno possa comprare o vendere se non ha il marchio, cioè il nome della bestia e il numero. Quindi la marchia dell'anticristo, la marchia, sia cosa che fa, il tuo comportamento, il comportamento in senso che se tu sei persona che odio la persona, se tu sei persona che aiuto altri per uccidere altre persone, o tratta male altre persone, o cattiveria contro altre persone, o fare tante cose. Poi, queste sono proprio la dimostrazione di marchia della bestia, perché proprio la tutti cosa di diavolo è proprio cattiveria, odio, divisione, maltrattamento, trauma e tutte cose contro e cosa di Dio che sono gioia, che amore e tutte queste cose. Allora, la mia blog si tratta su programma di gang stalking, anche sistema di del razzismo, anche abuso, qualsiasi tipo di abuso contro bambini, contro uomini, contro donne, contro qualsiasi persone. Abuso, mancare rispetto di altre persone e tutte cose che sono il mio blog praticamente. Quindi oggi voglio parlare di questa situazione, anche il paragone di programma di gang stalking, anche sistema di razzismo. Prima di cosa, due cose che possiamo mettere uno contro l'altro, il programma di gang stalking è prima di tutto, cercano di avere un tipo di soggetto umana, che significa che vogliono particolari persone per usare e per questo esperimento come guinea pig. Quindi questo soggetto umano sarà usato come guinea pig in laboratorio che usano ovviamente per motivo di loro cervello, ok? Quindi per programmare il loro cervello. Tutto questo problema è proprio problema di cervello, per avere controllo totale sul cervello umano, ok? Noi non siamo cavi di laboratori, però ovviamente se uno vuole uno soggetto umano per usare come cavi di laboratorio, sarà un motivo veramente concreto che hanno in loro mente disturbato. E quindi in questi due paragoni, il programma gang stalking nel sistema razzismo è che bisogna prima, il sistema gang stalking bisogna di soggetto umana come cavi, poi il sistema di razzismo bisogna di razza melanin, che sono razza di pelle scura, per usare come cavi. Allora, poi il sistema razzismo ha già chi vuole usare, invece gang stalking programma devono navigare sulla razza umana chi sarà candidatura perfetto, sia persone da sola o da solo, senza parenti, senza famiglia, o persone di alta intelligenza, o persone istruite, o persone di può essere anche persone che magari hai opinioniste, che fa sapere la cosa com'è, non è persone che a lasciare di essere condizionata da altri, o persone che non vogliono essere intimidate da nessuno, quindi persone che è libero di mente, libero di cuore, libero di anima, è tipo di candidature perfetto per loro, per sottomesso, per intimidare, anche per usare come cavi di laboratorio. Programma gang stalking e mandano infiltrato per cercare vittima, la loro prossima vittima, per usare per questa
esperimento contro razza umana. E, però il sistema razzismo hanno bisogno di mandare infiltrato e ovunque, andare in giro, perché sanno già che loro vogliono usare una razza. Hanno già creato uno sistema statale e contro questa razza, e che praticamente la cosa che loro bisogno solamente gente che va a infiltrare e dove si trovi quella razza e sa dove loro frequentano normalmente, solamente per infiltrare tra di loro come amici falsa o fidanzato falsa o fidanzata falsa o e però quella persona vengo con un motivo. Puoi fare finta che vuoi un datore di lavoro, puoi fare finta che vuoi darti aiuto, vuoi fare finta di qualsiasi cosa, è sempre infiltrato che quando trovano a tenere la cosa che vogliono, ti danno calcio in sedere, che praticamente hanno un motivo perché loro sono in cerca di vittime per usare come cavi e per questo esperimento crudele contro razza umana. E poi il sistema gang stalking dalla sorveglianza 24 su 7 sulla persona, sul soggetto umana che si chiama targeted individual in inglese. E praticamente un target è persone che hanno già come loro soggetto umana per usare per questa cosa. Quindi la differenza è che in laboratorio prende la persona e farti arrivare in laboratorio dove possono fare il lavoro di cervello per il sistema, programma di gang stalking, e loro non hanno bisogno di portare nessuno in nessun laboratorio, cosa che loro devono fare solamente per crearti problemi di umiliazione, per farti vergognare in società. In ambiente dove si trovi, poiché con loro bugia, diffamazione di carattere, mettendo in cattiva luce con tutti, accusando falsamente, per far gente credere che magari tu sei persone pericolose, persone malvagi o con carattere, magari tu sei un fuori di testa, una persona particolare, una persona aggressiva, una puttana, uno prostituto, uno così, uno cosa. Ti danno qualsiasi tipo di nome solamente per distruggere la tua reputazione in giro, perché loro devono condizionare mente di altri contro di te. Feriti, perché praticamente cosa che loro sto cercando di fare è per distruggere la mente di questa persona. Quando tua mente è distrutta, è stata messa in pezzi come specchio. Quando tu fai cadere specchio, si va in pezzettini, e la mente quando diventa così, perché la trauma che creare problema con la mente. Quindi per quello io sto facendo il mio video per dare coraggio a tutti i target, che non devo proprio avere nessun tipo di paura o temere per questo tipo di gente, che sono gente veramente malati di mente, sono gente che veramente è pieno di demonio dentro di loro. Quindi consenso non c'è. Come dice qui in Italia, che persone con cuore in stomaco, che praticamente la cuore non c'è perché loro sono sotto influenza sia di droga e sia di anima malvagio come demonio, perché tante di queste persone dà tutti loro attenzione, potere, loro lodo Lucifer, Satana come loro dio. Quindi loro sono contro di tutte cose che è di amore, tutte cose che si tratta di cose di unità, di amore, di società. Loro sono dietro di divisione, sono dietro di cattiveria, loro sono quelli che instigano le altre persone, va a instigare problemi, creare
creare problemi uno contro questa, questa contro questa, notizie cattive, la situazione di dolore, sono loro che creano trauma, perché con questo trauma si crea e si bruciare la mente della persona, e quando si è persona debole, ma quella dobbiamo sempre lavorare con il nostro cervello, con la nostra mente, non dobbiamo essere gente che lascia tutti scemi in giro, che condizionare la tua mente, perché allora ci sono questa maniera sistematicamente che condizionare la mente della gente, non per la tua bene, per la tua distruzione, però vengono con cose lucide, con cose interessanti, come loro sono interessati, aiutati, date la mano, fare questa cosa, ti vogliono bene, tutti solamente storia, perché la situazione qui, perché prima i molti si fanno solamente quando tu dà proprio motivo che questa gente vicinarsi profondamente. Però se persone che capisci cosa si tratta questo tipo di giochi malvagi, allora tu cominciare vivere la vita in maniera molto più attenta. Perché non è tutti che sono cattivi, non è tutti che sono sotto lavallo di cervello, però tanti sono sotto lavallo di cervello di questi programmi malvagi, sono tanti che sono sotto lavallo di cervello convinta che loro sto facendo, o convinti che loro sto facendo cosa giusta per aiutare qualsiasi cosa di leggi. Però la verità è che questi sono solamente strumenti di distruzione in mani di persone che dovrebbero essere persone responsabili per il nostro crescita e sano, invece creano dolore, trauma e diversi problemi. In mio caso, perché anche io sono target per 15 anni, e in questi 15 anni, io sono 47 anni, donna di 47 anni, in questi 15 anni che hanno fatto di tutto, umiliandomi, accusandomi falsamente, dirubando la mia proprietà, la mia soldi, mettendomi in cattive luci, bugia di qui, bugia di là, e tutti solamente per creare una cosa, per creare trauma, ha capito? Perché non voglio mettere la gente di questa target in certe posizioni di vulnerabilità. Quella posizione di vulnerabilità è posizione che loro possono sfruttare facilmente, controllare facilmente, rubare facilmente, distruggere facilmente. Quindi loro bisogno di frustrare da tutti cosa che tu puoi tenere come cosa stabile, loro devono cancellare tutto questo dalla tua mente, come rubare proprietà di persone target, come rubare denaro di persone target, come impedire di quella target per trovare il lavoro, per mettere quella persona in disoccupazione fissa. Quindi quando uno sono in disoccupazione fissa, se tu lavoro o non lavoro, tu devi mangiare lo stesso. Lavoro o non lavoro, tu devi bisogno di tetto sopra la tua testa. Lavoro o no, devo mettere qualcosa addosso, non posso andare in giro nuda. Lavoro o non lavoro, tu devo vivere tutti i giorni, se tu lavoro o no, tu devo anche minimamente un biglietto per viaggiare. Quindi praticamente persone, queste sono completamente in guerra, se dobbiamo dire la verità. È un guerra, perché guerra che fanno sistematicamente contro di te. Tu sei target, hanno già avvisato tutti in zona dove si tu trovi, sia forza di ordine che fa parte di questo attacco tecnico, sia supermercato, sia bar, sia la banca, la posta, qualsiasi posto, si avvisa la tua presenza. Perché avvisa la tua presenza in maniera cattiva, così tutti mettono in guardia come loro stanno facendo qualcosa. Ma perché loro devono avere movimento di tutto cosa che fa, per conoscere come posso distruggerti avanti di tutti.
Quando tutti pensano che loro sto aiutando cosa che è giusto, in realtà loro sto aiutando la sistema di gangster, il programma di gangster Colchi, che è un programma che usa l'assa umana come cavi. Io come target, io sono cavi in mano di queste persone. Però se tu parli con magari uno infiltrato, se tu parli con uno perpetrato che sto istigando cattiveria contro di me o diffamazione del mio carattere, se tu parli di oh, hanno detto questa. Hanno detto questa. Chi ha detto? Hanno detto questa. Dove è la tua prova dimostrabile? Tu uccidi la persona, distruggi la dignità di altre persone, raccontare situazione, non voglio dire parole che vengono in mia mente adesso, di raccontare idiozia e bugia contro la persona che non ti fa male, perché a un'altra persona, perché magari per troppo, perché hanno un tipo di divisa di autorità. Significa che dicono la verità? Assolutamente no. Se tu pensi adesso che al mondo che siamo oggi, perché persone hanno un tipo di livello di autorità, dice la verità, allora buonanotte. Tu devo svegliarti perché mi sembra che tu non conosci già il mondo. Quindi il programma di gang stalking è proprio contro la razza umana in totale. Però il sistema di razzismo è contro solamente gente di pelle scura. Contro in che senso? Praticamente poi gangbangers è praticamente è come scambi coppia, persone che gruppo sessuale di gruppo, tutte queste cose non è per la scuola che fai. Io secondo me, allora io penso che tante volte ci sono una razza che non vuole mai prendere responsabilità di sua azione, persone che non vuole prendere responsabilità di sua azione. E persone molto pericolose secondo me. Molto pericolose nel senso che persone che possono distruggerti la vita, che dentro di loro continuare a pensare che sei tu che hai sbagliato, che loro non hanno sbagliato niente. E se tu non lasci essere sfruttata, e allora continuare a soffrire. Sfruttamento non è diritto di nessuno. Ma sfruttare un'altra persona non è diritto. È un cattiveria, malvagità di alto livello. Questa è malvagità. Che credono che uno ha il diritto per sfruttare un'altra persona. Se tu non lasci essere sfruttare, fattiamoti fuori. Ti spedire via il nostro paese, tu vai via il nostro paese per non lasciare essere sfruttata. Allora ciao, arrivederci, grazie, datemi tutta la mia cosa, io vado via. Non ho nessuna intenzione per stare in situazione che io non posso crescere, non posso crescere economicamente, non posso crescere socialmente, non posso crescere in tutte le maniere. È una posizione pericolosa per qualsiasi umana, che se ci sono impedimenti per crescere, nessuno sono nato per non crescere. Il nostro è per crescere tutti i giorni. Anche noi dobbiamo crescere economicamente, moralmente, psicologicamente, emotivamente. Però se ci sono sistema razzismo che impedire questa crescita, allora è una posizione pericolosa. Per troppo, pelle dente di pelle scura, melanin, razza di melanin, hanno subire questa cosa in continuazione, non pa solamente per anni, per troppo anni. Da 1800, tempo di schiavitudine, fino oggi, siamo sempre in questa posizione di segregazione. Di segregazione, di limitazione, in continuazione. Mancando di rispetto della nostra intelligenza. Siamo poco buoni, siamo così pericolosi. Pericoloso, allora,
A me, io so che io capisco grammatica, quindi non sono con grammatica, non sono ignorante, quindi almeno io so cosa è, se non capisci cosa, almeno lo so. Piccolo cosa. Fare segregazione della persona, impedisce la vita della persona, poi lamentare su quella persona. E questi sono comportamenti di persone disturbate psicologicamente. Realmente disturbato, perché non puoi impedire la vita di altri. Cerca di sfruttare gli altri. Quello che lascia di essere sfruttato sarà sfruttato e messo in situazione che non voglio usare parole che viene in mia mente adesso. Mettere in situazione per essere da un calcio a sedere, e poi alla fine cosa è successo? Prendi la prossima ignorante, la prossima vittima. Non è come anche quelli che lasciano essere sfruttati hanno situazioni diverse. Lui essere sfruttato poi dà caccia al sedere. Quindi per conosci quella si chiama l'atteggiamento narcistica. Narcistica è persone che pensano solo io. Sono io che devo vivere bene. Sono io l'unica persona che devo avere denaro in tasca. Sono io che devo andare con bella macchina, devo avere bella casa. Sono io che devo avere. Sono io che devo stare dietro la scrivania. Che tu vai a lavorare, vai a fare pulizia, vai a fare il lavoro di mano. Quando io devo stare dietro la scrivania. Quelle sono caratteristiche di persone narcistiche. Persone narcistiche voglio essere in posizione per sfruttare altri solamente per suo interesse. Basta che questa persona narcistica sta bene, altri deve andare a morire, non è importante. Lascia essere sfruttati o tu paga caro. Quindi questa signore qui ha parlato veramente bene, mi capisci cosa che ha detto lui? E ho pensato, com'è vero uno? Ma quello io tante volte quando parla, io cerco di mettere la mia rabbia sotto controllo, perché lo so che ci sono tante persone brave in giro, che non sono di mia razza, che sono anche di altre razze, che sono molto bravi, anche intelligenti, che vedono tutto. Magari non parlano, fare qualcosa, però vedono tutto. Ci sono, non è tutti che sono veramente malvagi, disturbatamente psicopatici, non è tutti. Ovviamente questa persona è di non è mia razza, però ha detto tutta questa cosa. Perché cosa che va in giro di loro mente, che veramente giustifichiamo schiavitù, il tempo di schiavitù, rappresentando che questa gente sono subumane, questa gente sono primitivi, sono servili, sono questa, sono cosa, sono moralmente incorretti, ignoranti, predatori, peccato, e tutta questa solamente cosa inventata per giustificare la mal comportamento. Uno che non voglio prendere responsabilità che abbiamo sbagliato, scusa, abbiamo sbagliato con i vostri confronti. Tempo di Olocausto, hanno chiesto scusa a tutti gli ebrei. Quante persone hanno chiesto scusa a tutti gli africani? Nessuno. Invece ti danno titolo, sei puttana. Anche se non sei puttana, non comportati come puttana, voi li trattate come uno. Addirittura vedo anche quelli indivisi, quelli scemi, vedo anche quelli indivisi anche. Quindi queste sono situazioni che dobbiamo confrontare come razza umana. Che Martin Luther King ha detto qualcosa molto interessante, che è purtroppo che razza umana ha imparato come volare come uccelli a cielo. Hanno imparato come nuotare in acqua come pesce. Però purtroppo non hanno imparato come stare tra di loro in amore con rispetto uno per l'altro. Nelson Mandela ha detto qualcosa che finché non ci sono parità di razza umana non sarà mai pace. Perché tu non puoi mancarmi rispetto, trattarmi male, poi pensi che devo rispettarti. Non succederà mai, anche in sogno.
Non succederà mai. Se mi manca rispetto, allora io ti manco rispetto. Se mi rispettare, io ti rispetto. Se mi trattare come persone per bene, io ti tratto come persone per bene. È semplice legge umana. È semplice. Per amare per persone non è difficile. Come fai imparare come essere cattivi? La razzismo non è odio tra una razza e un'altra razza. Razzismo sono uno sistema messo a posto per creare divisione tra queste due razze. È il sistema. Tu vedo la studio e a scuola, da piccoli, insegnano cosa devo pensare. Vai sul mio sito www.melaninandalbino.com. Vai sul mio sito. Io ho video su uno video di bambini di 4, 4, 5, 6 anni che sono già distrutto mentalmente di questo sistema di razzismo. Cosa si tratta? E si tratta che questa razza è inferiore, è malvagia, è pericolosa. Tutti donne, questa anche se piccolo 6 anni adesso sono piccolo puttana domani, questa piccolo criminale domani. Quindi da piccolo uno ha già imparato che queste sono gente. È inaccettabile! È un sistema di lavaggio di cervello. Questa è più lavaggio di cervello di così non esiste. Quindi vedo una volta, allora, non, ok, lasciamo perdere una volta. Se voi andate sulla mia video su YouTube, sempre qui sul mio canale YouTube, la situazione di Milano, dove mi hanno rubato la mia casa, allora potete gentilmente vedere una persona che io non conosco anche minimamente, che stava lì il secondo giorno che mi sono tornato lì. Che mi ha chiamato addirittura puttana, senza motivo, senza conoscermi. Io ovviamente ho studiato più di questa ignorante. Io studio con questa. Io sono professionista. Questa ovviamente è un ignorante che non sta a scrivere il suo nome. Però perché è bianca, hai fegato, hai anche coraggio per chiamarmi puttana. E questo sono il sistema che sto dicendo. Cosa che dicono tra di loro? Oh, loro sono sicuramente una puttana. Se non si metti mai a comportarsi come quella, è una puttana. Uomo di stare attento, questo è un criminale, stare attenta. Però, sono altre persone, se tu lavori un mese che non vuole darti stipendio, che ti fregano stipendio. Sono quelli che trovano che persone che volontari donano dona un'altra razza. Sono quelli che trovano. Guarda, non voglio, perché è facile per entrare su. Video di audio, odio. Io non voglio che la mia video diventi un mio blog di odio. Io sono. Mio blog è blog informativa. Quindi, tante volte, quando uno diventa molto emozionalmente coinvolto in questa situazione, uno bisogna. Viene fuori tutta questa rabbia. Perché tutti i giorni abbiamo sempre una cosa offensiva. Molto offensiva. Mi ricordo una volta ho trovato un lavoro di online marketing, cosa che ho studiato a Caldaro, proprio vicino, paese vicino dove vivo io adesso. Questa, ho cominciato dal lavoro, tutto perfetto, tutto alla grande, veramente un lavoro facilissimo, perché cosa che ho studiato io so fare il mio lavoro. E tutti sono felici, infatti ci sono uno, magari un razzista, non lo so, però. Che hai proprio dubbio, però dopo che ha sentito che, oh mamma mia, lei è in gamba, tutti la mia collega vicino, dice, guarda, lei è in gamba, lei anche conosce questo programma più di me, lei è veramente in gamba. Tutti parlano bene di me, anche io sono stata scioccata, perché normalmente questi parlano sempre male di una persona, però a me non significa che la mia lavoro parla per me. Forza di ordine hanno venuto, questo sono sistema di gang stalker, hanno il programma di gang stalker, hanno venuto per cacciarmi fuori di lavoro, per quale motivo? La stipendio è troppo alta. La mia stipendio è 2.000 più
più interesse sulla mia vendita. Quindi praticamente con stipendio fisso di 2.000, più interesse di mia vendita può essere, io posso arrivare a casa con 3.000, 4.000, dipende cosa che vendo. Io posso arrivare a casa con 2.500, con 3.000, con di più, dipende la mia vendita da quella mese, però quella fisso è 2.000, che sono alto stipendio confronto a tante altre persone. Quindi come io posso andare a pagare 23 milioni per studiare, per avere una professione, poi tu vuoi mandarmi andare a fare pulizia? E non è solamente offensiva, è provocando la mia dignità come persone, la mia dignità umana. Quindi per quella vede tutti pelle scura, non è come siamo agitata, è pieno di rabbia. Quindi arrabbia che uno mette dentro, poi piccola opportunità esplodere. Ma quella io faccio questo video perché io non solamente anche per me, anche per altre persone, per liberare il nostro anima questa rabbia che abbiamo dentro. Perché secondo me è un altro tipo di situazione di lavaggio di cervello. Ti mette in situazione di rabbia in continuazione. Quindi cosa che facciamo quando ci sono, si stringi i denti, stringi i denti, stringi i denti finché tu esplodere. Quindi la mia blog è proprio da aiutare, di calmare e anche me stesso. Non sto parlando solamente di altri, anche me stesso. Anche me stessa. Quindi io chiudo questo blog di oggi lì, da programma di gang stalking, anche sistema di razzismo, che praticamente avete capito che sistema di razzismo non è solamente odio di una persona contro un'altra, una razza contro un'altra razza. Sistema di razzismo è il sistema che è stato creato anche legalmente con costituzione di ogni nazione, che a certe persone devono essere limitate, praticamente è cosa che significa. Deve essere limitata anche ogni, come questa signora anche ha scritto, a giustificare proprio tutto. Quelli di persone devono essere messo in livello molto basso. Anche economicamente non devo alzare, deve essere in livello di schiavitudine. Quindi loro devono essere messi in situazione per avere mente condizionati solamente per essere schiavi. Che non sono subumani, quindi loro devono avere questa mente. Uno come me che rifiutare di accettare quella come mia realtà. Allora io sono stata gettata in programma di gang stalking perché loro devono farmi imparare lezione che tu sei uno schiavi, tu sei una puttana, se non vuoi accettare quella, dobbiamo farti ricordare che tutti pelle scure dove essere maltrattato. Io non accetto quella con la mia realtà. Io sono donna molto bella, molto intelligente, in gamba, figlia di Dio. Io non accetto mai fare mai compromesso con la mia vita, con la mia dignità. La mia dignità, sia con soldi, sia senza soldi, la mia dignità è rimasta intatta. Quindi io chiudo con queste parole. Grazie mille per essere con me oggi. Alla prossima video. Grazie.